Battuta corta. Luziatelli pensa al destro, lo prova, stringe troppo sul primo palo, prima conclusione in porta però per i biancocelesti. Deve ricominciare dalla retroguardia. Il pallone dentro, poi il colpo di reni di Di Mauro. Questa è sicuramente l'occasione più importante dei biancocelesti in questo avvio. Luziatelli, Bertan, verticale per Biscossi, si gira Mancino, Di Mauro dice di no. La battuta del corner, pallone sul secondo palo, il colpo di testa, il miracolo di Scevola sul colpo di testa di Chiovenda. Che occasione per la Magnitudo. Gimelli ad allontanare. Attenzione alla ripartenza della Lazio con Ferri. Ci prova col destro Di Mauro in calcio d'angolo. La squadra di Chilelli nella propria metà campo. Amici, pallone che rimane al limite per la conclusione del numero 6 Pomposelli. Eccolo qui, il primo gol dell'anno della Lazio. Lo segna il 6 Francesco, de prima verso Amici. La conclusione di Amici. Per poco non beffa Di Mauro. Gran destro del numero 2 bianconceleste. Parte Morra col pallone che non si abbassa, nessun problema per Scevola. Parte De Francesco, gioca corto verso Bertan sul mancino. Bertan, palla alta. Si attende il fischio del direttore di gara che arriva in questo momento. Parte Ferri, potentissimo centrale Bertan, altra occasione per la Lazio. Lungo tocca Luziatelli, evita il calcio d'angolo, pallone però che rimane in gioco, rischia qualcosa qui la Lazio. La conclusione, grande intervento di Scevola, chiama De Francesco, lo serve con questo verticale. De Francesco lascia passare e va col mancino. Che giocata del 7, palla al lato di poco. Luziatelli, bello il verticale dentro per Biscossi, si torna da Pomposelli, destro piazzato, addirittura la doppietta del numero 6, è 2-0 Lazio. Triplice fischio del direttore di gara, comincia la grande, la Lazio campione d'Italia che vince 2-0 in casa della Magnitudo, decide la doppietta di Simone Pomposelli.